Sono Dario Bacci, il presidente dell'Unione Italiana Jiu Jitsu, che opera in Italia dal 2011. Il campionato italiano è nato nel 2012, la prima edizione si svolse a Roma, al Palatiziano, con 400 atleti, che oggi è una, diciamo, una quantità di atleti risibile, ma all'epoca era già stato un successo. È interessante vedere come questo numero sia cresciuto nell'arco di 8 anni, a riprova e di un movimento che sta crescendo da sé, di un'onda, e probabilmente di un lavoro fatto bene. Sono molto contento che siamo arrivati a quest'anno, abbiamo passato 1700 iscrizioni, che porta a un nuovo record, più che altro di nuovo a indicare una crescita e ad alzare un livello di standard qualitativo. Credo che sia il secondo evento più grande in Europa. Ci sono tra gi e no gi circa 80 cinture nere, poco meno. Anche questo è un segnale forte del fatto che i gradi più alti stanno ricominciando a mettersi in gioco anche nel proprio paese. Ci sono un discreto numero di atleti dall'estero, ma è predominante il numero di italiani. Di questo sono contento, perché evidentemente è un evento che rappresenta e invoglia l'atleta italiano a mettersi in gioco e a essere presente. Circa 100 persone di staff, insomma è un grosso impegno che ogni anno si rinnova con tante gioie e dolori. Il lavoro è costante, ogni anno c'è un'aggiunta di dettagli, di correzioni, ci sono degli errori da correggere, ogni volta si ripetono piccoli errori. È ovvio che chi fa sbaglia, ma non voglio utilizzare questa metafora per giustificarmi, semplicemente perché mi rendo conto che è un grande lavoro. Ti basti pensare che 750 persone si sono iscritte negli ultimi 5 giorni, avendo 3 mesi a disposizione di iscrizioni, avendo inserito le pre-ridotte, e avendo allargato il periodo di apertura delle iscrizioni. Non è servito, e comunque ha portato quasi metà degli iscritti negli ultimi 5 giorni. Poco male, se non sarebbe che ci costringe a dover fare dei calcoli approssimativi e delle stime piuttosto che dei calcoli esatti, perché non avendo a disposizione i dati di quanti atleti in quante cinture diventa complicato anche fare un cronogramma. Quindi questa è una delle prime difficoltà. Anche l'inserimento dell'obbligatorietà dell'affiliazione per le marroni e nere è stato uno strumento dovuto, perché ci sono molte persone che utilizzano il campionato per promuoversi, persone che non hanno nessuna qualifica, non hanno nessuna pratica nel Brazilian Jiu-Jitsu, si iscrivono magari in una categoria dove ci sono poche persone, pronti a perdere, pur di poter dire ho partecipato, sono arrivato secondo o terzo al campionato italiano, e quindi trarne una promozione. Anche la forma ci è utile a curare un certo tipo di sostanza, per cui il controllo sulle affiliazioni garantisce in qualche modo che non ci siano persone che poi utilizzano le foto al podio per promuoversi all'interno, nell'ambito di discipline nelle quali non hanno alcuna esperienza, evitare che ci siano persone che si iscrivono in una cintura magari nera e poi l'anno dopo in un'altra magari blu. E non ti sto a fare qua una serie di esempi che sarebbero forse anche tristi se non fossero ridicoli. Ci sono già stati degli atleti che hanno ricevuto dei finanziamenti dall'Unione Italiana. Non ne facciamo grande pubblicità, non per non ricevere altre richieste, ma semplicemente perché non dobbiamo pubblicizzarci in tal senso. Ci interessa che gli atleti possano avere un aiuto nell'arrivare a certi livelli, nel poter partecipare e accedere a certe competizioni. Però ti dico pure che molto spesso mi viene posta la domanda: ma si può vivere di jiu-jitsu, si può fare il professionista? Beh, ti dico che spesso la domanda è posta da chi vorrebbe una situazione di professionismo, quando però non si comporta da professionista. Pertanto io ho sempre risposto di sì, del resto io lo faccio, io vivo di jiu-jitsu.
Però prima di vivere di jiu-jitsu, ho cominciato a vivere di jiu-jitsu quando ancora non vivevo di jiu-jitsu. Quindi inizi a dare e poi ricevi. Si può avere la cintura nera senza allenarsi? No, ti devi prima allenare e poi prendi la cintura nera. È la stessa cosa. Quindi si può arrivare a vivere di una cosa? La fai 8 ore al giorno? Ti dedichi 10 ore al giorno? Hai sputato il sangue? Hai passato periodi in cui lavoravi e non guadagnavi? Hai fatto una gavetta da professionista? O lo fai nei ritagli di tempo 3 volte a settimana o nel weekend dopo il tuo quarto lavoro? La risposta a questa domanda già è un indice della possibilità reale di vivere o meno di jiu-jitsu o di fare il professionista. Il professionista, per come vedo io la parola professionista, è colui che dorme in funzione di, mangia in funzione di, setta i suoi orari in funzione di, e allora diventa un professionista. E forse, guarda caso, per miracolo, cominciano anche a entrare dei soldi da seminari, da sponsor, da mille occasioni. Però prima bisogna dare tanto senza avere certezza di riceverne nulla, e poi forse qualcosa arriva anche in base alla capacità. Il lavoro che stiamo facendo è meticoloso su tanti dettagli, quindi anche se sembrano sempre le stesse cose, in realtà non lo sono. Stiamo aumentando il calendario, stiamo aumentando le gare, stiamo aumentando i controlli, gli obblighi, stiamo aumentando l'idea di finanziare atleti, stiamo sistemando il portale, stiamo sistemando i siti che organizzano le gare. Quindi ci sono una serie di tentacoli che camminano piano piano in tutte le direzioni. Non ho alcuna intenzione di fermarmi a questo standard qualitativo. Siamo proprio appena appena arrivati alla fine dell'inizio. Stiamo facendo belle cose, ma c'è tantissimo da fare, ci sono mille idee. Domani aggiungiamo qualche altro concetto bello, vediamo come va la giornata di domani.